Oggi ricorrono i 40 anni dalla morte del frate di Pietralcina, al secolo Francesco Forgione, più conosciuto col nome di Padre Pio. Già da ieri una fiumana di persone ha raggiunto San Giovanni Rotondo per riunirsi in preghiera durante la veglia notturna. Più di 10.000 persone che, incuranti delle temperature rigide, hanno celebrato i 40 anni dalla morte del frate e i 90 anni dalla sua stigmatizzazione permanente. La veglia, cominciata nel tardo pomeriggio di ieri, si è conclusa alle 2.30 di questa mattina, ora in cui il 23 settembre del 1968 Padre Pio morì, con la revocazione del suo transito al cielo attraverso la deposizione di Padre Pellegrino Funicelli, che assistette Padre Pio negli ultimi anni di vita. Sul sagrato della chiesa di San Pio sono stati scoperti il saio indossato dal frate il 20 settembre del 1918, quando, raccolto in preghiera nel coro della chiesa antica, ricevette le stigmate e il crocifisso dinanzi al quale in quei frangenti stava pregando. Padre Pio da quel giorno ha portato nel corpo i segni visibili della passione di Cristo, stigmate che scompariranno misteriosamente alla sua morte. Questa mattina la festa liturgica è culminata con la celebrazione eucaristica presieduta dal segretario di Stato del Vaticano, Cardinal Tarcisio Bertone, il quale ha anche annunciato la visita del Santo Padre l'anno venturo a San Giovanni Rotondo per rendere omaggio alla salma del frate. Nel pomeriggio l'ultimo atto della celebrazione con la statua del santo in processione per le strade del paese.